le mie mani, i piedi. Signore, che hai fatto? Perché? Perché proprio a me? Piegami com'è che queste mani fanno male, brucia fino dentro il cuore. Spiegami le conseguenze della sfida che mi aspetta e che mi buco. Spiegami cos'è questa ventata di dolore, quasi quanto provo amore. Spiegami. Ti chiedo di tornare in convento e stare a casa, ormai non ha più senso. Potrai curarti o forse curi noi. Il tuo destino è certamente soffrire, non morire. Padre, padre, hai bisogno d'aiuto? No, no, grazie, Antonietta. Anzi, mi vado a preparare per la Santa Messa. Ma io a questo non lo vedo bene. Signora Antonietta, buongiorno. Tra poco c'è la messa. Lo so, Michele, lo so. Ma che stai facendo? Un'altra volta. La messa. Sto preparando l'altare per Padre Pio. No, Michele. No? Guardate, io mi trovo con il calice in mano perché voglio portargli a fare una bella passeggiata. Ma... Oh, ma quanto è spiritoso. Michele, questo è il calice di mio fratello. Gli dovresti rischiare qualche malattia. Malattia? Ma che dite, Antonietta? Non più trovarti a cenere, ma sai, c'è un che del Signore. Niente cambio su di se domenica è, niente panni sporchi se domenica è, niente unghie peli se domenica è. Affronterò questo inferno! Io sono un prete per Cristo! Smettila! Non urlarlo! Non ti sono da tempo! Credia! Sì, Francesco! Io sono il male che si prende cura di chi vuole il bene, il male che si può vedere ma non puoi spiegare, il male che ti fa tremare e ti prende il cuore. Io sono il male, il male. Sono un
fai amore. E Napoli, come una sola Napoli, che sei Napoli, per me e per te. Laudato sii, Signore, per nostro fratello fuoco. Laudato sii, Signore, per la tua.